Forse questo è il primo video nella storia del mio canale in cui appunto faccio un video durante il periodo natalizio con alle spalle l'albero di Natale. E quindi dovevo essere proprio in questa condizione per avere il tempo, il modo di trovare. Oltretutto sono anche rosa, mi sono appena soffiata il naso e non mi sono chiaramente ritamponata col correttore. Figurate se io posso avere un pensiero di questo tipo. Allora, siamo qui riuniti, dico siamo perché alle mie spalle. Qui sul tavolo c'è un elfo peloso, nero, che sta guardando fuori dalla finestra alla ricerca del suo merlo preferito e quindi lo vedremo probabilmente camminare da queste parti. Siamo qui riuniti per così ciarlare, parlare di autoregali consolatori che hanno contribuito a tenere alto il mio morale in questi giorni. Grazie a Dio, io sono una risparmiatrice, quindi durante l'anno. Formichina, formichina, sì, mi compro quello che voglio, non mi manca niente, eccetera, eccetera, e accantono ogni tanto qualcosa che mi serve proprio in queste situazioni di emergenza, in cui mi parte la brocca e basta, e poi inizio ad acquistare. E questo è un video haul che farà molto probabilmente ridere in molti, perché rispetto ai video haul che sono abituata a vedere su YouTube, in cui si spendono centinaia e centinaia di euro, io in questo caso appunto non l'ho fatto, però voglio dire, per le mie abitudini, diciamo che me so sfogata. Quindi vi faccio vedere semplicemente che cosa ho acquistato. Allora, partiamo da Amazon. Allora, mi è partita la brocca per il make-up. Quando io non mi sento molto bene, mi sfogo dal punto di vista fisico, tendo a sfogarmi con il make-up. Profumi. Uno, un profumo, vedete un profumo e due acque profumate. Per il resto è tutto make-up e scarpe. Veramente avevo preso tre paia di scarpe, una l'ho dovuta rendere sul sito di Bata, poi ve le faccio vedere, quindi non la vedrete quella che ho reso perché non mi calzava proprio come volevo. Io ho imparato che quando compro, acquisto le scarpe, o è buona la prima, cioè sono comodissime, perfette subito, o altrimenti quelle molto probabilmente non le metterò mai e saranno dei soldi buttati. Quindi mi piacevano da morire, però l'alluce mi batteva un attimo in punta, quel tittin, quel ciccin, tanto che da non dire sono comodissime. Quindi, ecco, l'elfo è passato qua sotto nel frattempo e quindi le ho rese. Cioè, voglio dire, ho parlato 2 minuti e 30 del nulla. Allora, primo acquisto, palette occhi. Acquisto, intanto guardo fuori perché chissà cosa penseranno i vicini. Ho anche la finestra, la tapparella alzata, quindi non so cosa potranno pensare di me. Acquisto Amazon Mesauda. Mesauda è un brand che vedrete molto spesso in questo video haul perché è un brand che mi affascina. Innanzitutto, un brand italiano. Le cose che ho provato di Mesauda in passato le ho sempre trovate di ottima qualità. Sono anni, annorum, che io non acquisto niente di Mesauda e ho detto: quale migliore occasione per vedere a che punto stiamo con questo brand? Allora, palette Golden Roses, questa qui, piena delitate ovviamente. L'ho già utilizzata un paio di volte. Mi è piaciuto molto lo schema colori perché ha un mix di freddo caldo, arancioni, terracotta, bordeaux, ha questo nero, questo marrone caldo, è un mix tra shimmer e matte, c'ha il classico pannino, colore di transizione, ha un po' tutto, questi due mi hanno colpita. Devo dire, non sono dei cream to powder, sono dei. Io ho ascoltato delle recensioni prima di acquistare questa palette. Una cosa che non avevo percepito, non l'avevo sentito, non so, io me li immaginavo un po' dei cream to powder, un po' più, magari ve li faccio vedere, vi faccio vedere qualcosa. Allora, me li immaginavo un po' più cremosi, però devo dire, adesso che li ritocco, probabilmente man mano che le utilizzi queste cialde, scusate, io non so dove appoggiare sta cosa, eccole qua, vedete, shimmer, matte, shimmer. Matte, non è niente male come colorazione. Più le usi e più ti danno soddisfazione. Eccole qua. I matte non li trovo scriventissimi. Secondo me il plus di questa palette sono gli shimmer. Vedete, i matte non hanno un colore propriamente pieno. L'ho pagata 20 euro, non è una palette costosissima.
avevo voglia di cose un po' diverse per effettuare qualche trucco. Oggi ho fatto questo un po' sunset usando l'arancione. Io devo imparare un po' a... Vabbè, devo imparare. Io non sono una che spinge molto con me, col make-up. Non mi piacciono quei trucchi troppo pesantoni. Quindi voglio dire, che cosa me ne farò di tutti questi colori? Magari tempo al tempo, magari inizierò a alzare la sfumatura fino qua, di modo che si veda un po' di più. Mi piace sempre utilizzare degli ombretti colorati, fare magari anche abbinamenti insoliti, ma senza diventare troppo effetto clown. Io mi vedrei molto effetto clown, effetto Joker, troppo spinto, poco elegante, poco portabile. Ho bisogno di trucchi comunque, anche se particolari, comunque portabili. Comunque questa palette secondo me è più forte sugli shimmer rispetto che ai matte. Non male la qualità, trovate in offerta 20 euro su Amazon, si può fare, però voglio dire, queste sono solo prime impressioni. Scusate, la rimetto via perché ho Attila che sta camminando qui in giro e quindi non mi sento di sentenziare su una palette di questo tipo. Vedremo, vedremo un po'. Sempre di Mesauda, pennelli. Allora, io ho pennelli dell'anteguerra, cioè non compro pennelli da anni, ma veramente anni. E ho detto, ho trovato sempre questi su Douglas, li ho trovati in offerta appunto su Douglas, pagandoli 4-5 euro l'uno, e ho preso un flat eye blender, che è questo qui, e anche un tapered eye blender, quindi pennelli da sfumatura. Devo dire che questi non li ho ancora utilizzati, quindi che vi devo dire? Non vi devo dire niente. Mi è piaciuta molto la solidità, ve ne tiro fuori uno per farvi rendere conto. Pennelli piuttosto solidi, ben strutturati, setole molto morbide, niente male. Come prima impressione non mi sembra niente male. Quindi se state cercando dei pennelli senza voler andare su Amazon a prendere cinesate, che io assolutamente non ho nulla contro le cinesate, e vi dico anche già che probabilmente mi rifornirò di pennelli, Attila, stai fermo, andando direttamente su Amazon. Però volevo, se lo devo rimettere dentro, assolutamente non ce l'ho. Eccoli qua. Allora, ho preso le 02 e 01. Eccoli qua. E vedremo, vedremo. Comunque, un paio di pennelli. Non vi posso dire assolutamente niente. Sempre di Mesauda, sempre di Mesauda, ho preso questo kit che si chiama The Hottest con il mascara waterproof e la matita nera Rebel Eyes, nera appunto, waterproof e no transfer, che erano contenuti e sono contenuti in questa gradevolissima pochettina. Allora, non chiedetemi di mostrarvi la matita perché io non so che fine abbia fatto. L'ho utilizzata ieri per la prima volta e io non so, non la trovo, non so più dov'è. In questo cartone che avevo tenuto da parte per farvi vedere le cose, non c'è, nel beauty makeup non c'è, me la sarò già persa? Boh, probabilmente sì, oppure verrà fuori alla fine di questo video haul. Allora, il mascara, comunque la matita mi è piaciuta, bella nera, buona persistenza, buona durata, non ha sbavato, quindi mi è venuta voglia di provare altre matite Mesauda della linea Rebel Eyes. Mentre questo è il mascara che ho provato, il Big and Thick Lashes, tanto non si leggerà mai, io deduco. Ve lo faccio vedere. Questo packaging nero Essential con questa scritta Mesauda, mi piace molto anche il font argentato, ed è questo scovolino in silicone che io ho difficoltà un po' a comprendere perché sembra un po' concavo e un po' curvo dall'altro lato. Vedremo utilizzandolo man mano. Vi posso solo dire che per essere stata la prima applicazione non l'ho trovato per nulla secco, ma soprattutto quello che interessava a me è che è davvero waterproof, quindi non mi ha assolutamente sbavato appunto sull'occhiaia, sulla borsa, non mi sono trovata stampi. A me piace trovare mascara waterproof che mi permettano anche di truccare le ciglia inferiori. Non mi piace dover rinunciare a questo effetto e quindi voglio, pretendo, se una mascara si chiama waterproof, che si definisce waterproof, che lo sia veramente. E quindi, però, anche qua, prima impressione, non vi posso dire
niente di più. Poi, sempre Mesauda, monotematica devo dire, allora ho voluto provare un rossetto. Ho voluto provare un rossetto difficilissimo, non andando a sbocciarli in negozio, quindi è difficilissimo, è anche il terrore di acquistare un dupe rispetto ai rossetti che io ho già. Grazie a Dio mi è andata bene. E questi sono della linea Cult Matte, questo qui. Cult Matte Mesauda, e io ho preso la colorazione Timeless, che era un nude. Ho voluto insomma prendere delle cose. Allora, innanzitutto, bellissimo il packaging, bello, molto solido, calamitato, mi è piaciuto molto. Questo è, ve lo faccio vedere qua, questo è un nude, ma perché ve li faccio sempre vedere male? Eccolo qua. Questo è un bel nude luminoso, sì, come dirlo, come dire, è un marroncino leggermente rosato, luminoso, di quei colori che non sai che cavolo di colore mettere sulle labbra, non sai che rossetto utilizzare la mattina perché hai fatto un trucco che non sai neanche tu che cosa hai utilizzato e che ti risolvono la giornata. L'ho utilizzato solo una volta, buona durata per essere un lipstick e non una tinta labbra, però ho notato che secca leggermente le labbra. Non so se siano le mie labbra in queste giornate un po' in cui sto, madonna, c'ho un capello qua, in cui sto un po' così, e quindi non so se siano loro particolarmente sofferenti. È solo una prima impressione, vedremo con l'utilizzo. Poi, sempre Mesauda, ah no, l'ho trovata la matita, perché io mi aspettavo di vederla no, lanciata così nella scatola, invece l'avevo riposta nella sua scatolina. Io non ho fiducia nelle mie potenzialità. La Rebel Eyes, eccola qua, vi faccio vedere che tipo di nero è la matita, quella che era all'interno del kit. Attila, secondo me sta per ribaltarmi la ring light. Attila, questo gatto sta meditando un colpaccio. Eccola qua, ve la faccio vedere qua, bellissimo nero, guardate che bel nero, guardate com'è, tac, niente male, scrive molto bene anche nella rima interna. Poi, allora, il kit io l'ho trovato su Douglas, quindi mascara e matita a 14 euro mi sembra, quindi completo di pochette. Poi, stavo dicendo, chiudo con Mesauda, ho voluto provare una tinta labbra, quindi un rossetto liquido, Liquid Lipstick Sublimatte Mesauda, e questo l'ho preso nella colorazione Seductive. Nel frattempo l'elfo è andato sul divano perché sa che non lo posso sgridare, eccolo qua, bello anche questo packaging. Andiamo a vedere un po' la colorazione. E la colorazione è questa, quindi eccola là. Sono due diversi? Ditemi di sì. Sono diversi? Sì, dai, sono diversi. Sono diversi, questo è più rosato e questo è più corallino. Molto bello, molto carino. Non l'ho ancora provato, quindi non vi posso dire assolutamente niente. L'ho semplicemente swatchato quando è arrivato e adesso lo sto riswatchando con voi. Poi, matite occhi. No, poi ho altri due rossettini da farvi vedere. Facciamo così, continuiamo con i rossetti. Ho preso due mini rossetti di MAC. Perché mini? Perché hai voglia. Io non ho mai finito un rossetto, quindi voglio dire, spendere 25 euro, anche con il 30% di sconto per un rossetto MAC, non ne vale la pena. Preferisco prendere un mini, perché io ho un unico rossetto di MAC ed è un mini, che è Diva, e probabilmente ci andrò avanti altri 5, 6, 7 anni. Quindi per me, ho dato io una piedata, quindi per me va benissimo un mini. E che cosa ho preso prima di swatcharvelo? Il Russian Red. Quindi mi sono resa conto che io rossetti rossi, cioè, le avete visto nel make-up nel cassetto, ma volevo un lipstick, non volevo un'ennesima tinta. E dove cavolo? Facciamo così. E secondo me questo è il tipo di rosso che potrebbe starmi bene. Poi non lo so,
Mi direte voi, magari farò un video o farò una foto su Instagram con questo tipo di rosso e mi direte se ci ho preso oppure no. L'altro, ed è sempre un rossetto cult di MAC che io non ho mai swatchato, non l'avevo mai visto di persona, non l'avevo mai incontrato, è Mer. Questo è Mer, anche questo straportabile ed è un rosatino, anche questo, un malva nude. Portabile. Tra l'altro è quello che ho su oggi, ma essendomi soffiata al naso 2800 volte, non so se si possa vedere. Sì, mi ostino con i rosatini, lo so che sto meglio con i colori caldi, però non è vero, perché non è sempre vero, perché quando io metto un maglioncino verde, verde brillante, quando metto il verde, chissà che stagione sarò. Boh, sono ignorante in questo, non mi sono mai fatta analizzare da questo punto di vista. Matite, matite occhi. Allora, volevo così, no, io ho una matita, ho tre matite, ho sempre avuto tre matite, matita nera anche no, questa, vuol dire la Rebel Eyes di Mesauda, finalmente dovrebbe essere una matita nera con i Ctrl C. Poi ho una matita marrone che ho sempre utilizzato al posto della nera, una matita verde e una matita blu. Volevo cambiare e ho detto andiamo dalla cara Catrice e ho preso questa colorazione che si chiama Berry Plump. Che devo dire, l'ho utilizzata anche oggi dentro l'occhio per fare la riga ed è un eccolo qua, ed è un berry, quindi un burgundy, mettiamola così, shimmeroso ed è una matita Ultra Precision Gel Eye Pencil Waterproof, perché io solo quelle ho bisogno. Mi è piaciuta parecchio, molto particolare questo colore. Per non andare sul solito marroncino, per cambiare un po', per abbinarla a trucchi di questo tipo, abbastanza caldi. Poi ho preso anche una matita di Zoeva, altro brand che era lì nel mirino da anni. Ho preso solo una matita, che io nella mia follia mi sono anche contenuta. Ed è una Limitless Joy Eyeliner Pencil. La colorazione è Devotion. Sono queste qua. Queste qua. Limitless Joy. La colorazione è Devotion. E questo è un marrone bronzo. Un bronzo, dai. Sempre shimmer. Però voglio dire, a livello di stesura, tra questa Catrice e questa di Zoeva, siamo lì, eh? Cambia semplicemente la punta. La Zoeva è una matita di questo tipo, quindi tradizionale, mentre la Catrice è un'automatica. Ma voglio dire, 2,90 € e 10 euro, se Catrice ampliasse la gamma colori, vuol dire, però certo è che io la Zoeva non l'ho ancora provata, la sto swatchando, l'ho swatchata anche da sola, però la sto swatchando con voi e quindi la sto rivedendo per la seconda volta, ma non l'ho utilizzata. Potrebbe essere io poi, e oggi è anche la prima volta che utilizzo la Catrice, quindi non mi posso pronunciare, non posso fare delle review. Poi, make up basta, voglio dire, dai, non ho fatto tantissimi danni. Poi mi sono presa un profumo che io impacchetterò e mi metterò qua sotto e aprirò esclusivamente a Natale. Sì, io, ma del resto, se non ce li facciamo noi i regali di Natale, cioè, dobbiamo aspettarli dagli altri, no? E mi sono presa il Black Orchid di Tom Ford, versione 30 ml. Vedete che è ancora rigorosamente incellofanato. Era un profumo che ho scoperto, rincontrato durante gli scorsi mesi, mi era rimasto qua, ho trovato l'offertona da Douglas e me lo autoregalerò a Natale, il Black Orchid. Ok, poi ho fatto una puntatina anche da Bath & Body Works, approfittando del 30, 40, 50, spese gratuite, eccetera, eccetera, perché non avevo mai provato niente di Bath & Body Works e ho preso due acque profumate mini. Queste sono, le ho pagate 4,50 € da 75 ml. Allora, questo si chiama Into the Night. Che cos'ho qua? Sembrava che fosse sporca. Into the Night, che è questa acqua profumata che non vi so dire che cosa mi ricordi. Mi ricorda un profumo, ma non lo so. L'ho utilizzata una volta in questi giorni e devo dire che è stata come un profumo, cioè mi è rimasta addosso assolutamente tutto il giorno.
Non riesco a capire di che cosa sappia. Non è un floreale, secondo me. Sento più un legnoso. Legni, sì. Legni, frutta, una ventata di patchouli. È abbastanza intensa come acqua profumata. E poi ho preso la classicissima Vanilla Bean Noël, giusto perché è Natale, e questa, per farmela breve, è una pink sugar senza la nota della liquirizia. Qui e qua, quando proprio voglio sentirmi una caramella, che accade 2 volte l'anno, e quindi 75 ml, con una spesa di 4,50 € si poteva fare, non di più. Poi potevo io non provare una crema corpo? Sì, certo che sì, potevo, però in realtà non l'ho fatto e ho preso questa della linea Aroma Therapy della Blackcurrant e Cedarwood. Eccola qua. Questa qui che è al mirtillo e al legno di cedro. Non ho ancora avuto modo di utilizzarla per tutto il corpo, l'ho provata esclusivamente sulle braccia e devo dire che come definizione aromaterapia ci sta, perché la profumazione va veramente avanti per tante ore. Quindi scusate, io guardo perché c'ho l'elfo che sta scorazzando per tutta la casa. Vi farò una recensione più avanti, insomma, non, adesso è veramente troppo presto per parlare di tutto questo. Poi parliamo e concludiamo con le scarpe. Dove metto tutta sta roba? Non lo so. Qua mi sta cadendo tutto. Scusate che metto un po' a posto. Allora, vi stavo dicendo Bata. Continuo così? Tutta zozza? Sì, dai. Bata, allora, avevo preso 3 paia di scarpe. Anche in questi giorni su Bata, se acquisti il secondo articolo, a parte che ci sono delle scarpe, degli articoli in sconto, quindi poi c'è anche la sezione outlet. Andate a vedere sul sito di Bata. Nella sezione outlet ci sono praticamente le collezioni precedenti, che sono molto simili a quelle attuali, che sono scottate del 30, 40, 50%. Consiglio, tra virgolette. In più c'è la promo che se compri 2 paia di scarpe, sul secondo hai il 20% di sconto. Quindi avevo fatto tutti i miei conticini, avevo visto un po' le scarpe che ho, quelle che vorrei, quelle che mi mancherebbero, e quindi ne avevo prese 3. Quella che ho rimandato indietro è un Chelsea Boots, che però appunto ha il problemino che vi dicevo all'inizio. Quindi magari andrò direttamente in negozio io a riprovarla, a provare un altro modello e a vedere un po' se riesco a trovarne uno che si adatti al mio piede. Quelle che invece ho tenuto sono questo stivaletto qui in pelle, che a me piace tantissimo. Non vi aspettate tacchi, perché qui in questa sede di tacchi non ce n'è, non ne usiamo, non ce ne facciamo niente, e quindi se volete le scarpe ultra mega sexy, qua no. Qui abbiamo praticità, abbiamo un color cuoio, un anfibietto, uno stivaletto molto particolare, senza lacci. Comodissimo, leggerissimo, mai utilizzato perché io non sono ancora uscita, sono a casa in convalescenza, e quindi voglio dire, facilmente abbinabile, bello grintosetto, e mi è piaciuto. Questo lo trovate sul sito di Bata, veramente molto scontato. Io l'ho pagato 35 €, posso dire una cavolata, 35 € non di più. L'altro che ho preso è questo stivaletto qua, invece color taupe, che io trovo carinissimo. Lo so, lo so, lo so, so. È l'apoteosi della sensualità. A me piace moltissimo, con magari un pantalone cargo di quelli belli rimborsati, belli, belli, belli grintosetti, ma non escludo di provarlo anche con un vestitino. Ah, tra l'altro, non è finita qua. Io ho fatto anche un carico di vestitini su Shein che mi devono ancora arrivare, però a parte, meno male che non sono arrivati, altrimenti questo video diventava di 45 minuti. E quindi mi sono studiata, avendo tempo, stando a casa, non avendo nulla da fare, mi sono studiata tutti gli abbinamenti, scarpe, vestitino. Ho fatto le cose che io non ho mai tempo di fare, compro sempre a caso. Io ho cercato di comprare con una logica per poi essere certa di sfruttare tutto. Comunque, queste non sono in pelle invece, hanno un minimo di tacchettino, non so, a me piacciono un sacco e sono stra comode. Ok, allora io non so come sia venuto questo video, sicuramente vi posso dire, e lo vedete anche voi, che è lunghissimo. Anche qui sto parlando da sola, probabilmente già da un 14 minuti, ma non importa. Io mi mando un bacione, credo che questo video appunto lo pubblicherò domenica. Vediamo se poi riesco a ricominciare a
riparlare di profumi, perché profumi in questi giorni non ne ho avuta voglia, non mi veniva da utilizzarli, mi davano quasi fastidio quando sto poco bene, un po' così. E quindi ho parlato di quello che mi è successo e dei danni che ho combinato in questi giorni. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!